Hai paura di combattere? Codardo! Le tue provocazioni non smuovono gli dei, spirito. Non ti ascoltano. Non schernite la mia vendetta. Sebbene la mia famiglia abbia consacrato la vita ad adorare Thor, io consacro la mia alla sua caduta. E inizierò dalla statua sulla tomba di mio padre. Improbabile. Sei morto. Possiamo fare qualcosa? In cambio di un premio. Se abbattete la statua, potete depredare la tomba di mio padre. Egli riposa su un'isola a oriente. Perché odi Thor così tanto? Dopo la sua morte, mia madre edificò la statua per proteggere la sua tomba. Fummo sbalorditi quando venne il dio del tuono a farci le condoglianze. All'inizio eravamo entusiasti, ma presto si approfittò della nostra ospitalità. Mia madre lo pregò di andarsene e Thor, ubriaco, la uccise. Non provavo altro che dolore. Alla fine persi anche quello. E al suo posto trovai solo rabbia. Sì, mi spiace tanto. Vieni, dobbiamo abbattere una statua. Esatto. Mio padre giace su un'isola a est. Non confondete la statua di Thor di mia madre con quella mostruosità a sud. Quello la cui mamma fu uccisa da Thor. Ricordati bene questa storia. Agli dèi non importa nulla degli uomini. Lo so, padre. Lo sai, ma mi hai ascoltato? Sì. Bene. Ragazzo, ti ricordi dove sono Babordo e Tribordo? Oh, Babordo è a sinistra e Tribordo è a destra. Giusto? Non rispetto a te. Guarda la barca. Babordo è a sinistra e Tribordo... Tribordo è a destra. Giusto. Lo sapevi? Sì. Ragazzo, di qua. Veidergard. L'avamposto meridionale del Re Nano. Re Nano? Hai mai sentito del Re Nano? No. Sai niente del Re Nano? Suppongo tu stia parlando di Mothsognir. Quel figlio di zoccola regnava su degli umani che vivevano in questa zona. Si è costruito un castello a nord da qui. Un castello di nani? E com'è? Perché non vai a vedere di persona? Meglio rifornirsi un po' prima di fare tutta quella strada. Il vecchio Mothsognir è famoso per la sua collezione di bestiacce assassine di ogni tipo. Non so chi le tiene a bada ora. D'accordo. A più tardi.
Che è successo a questi? Segui gli indizi. Ok, tracce di bruciatura. E tutte nello stesso punto. Forse hanno cercato di ripararsi da uno sputafuoco. E sono morti lo stesso. Occhio! Quello è a terra! Al tuo via! Ragazzo, di qua. Certo. Dannato sia il Rennan, rovina dell'umanità. Sembra che non fosse un buon re. Chissà perché lo odiavano tanto. Sono morti ormai. Dimmi. Porta. No, sono curioso. La curiosità è pericolosa. Concentrati. Leggi. Signor sì. Veida Dador, cioè caccia alla morte. Bene. Wow! Come si fa a costruire statue così grandi? I nani sono creature ingegnose, fastidiose, ma ingegnose. Devono essere stati nani molto importanti. C'è una statua di Thor su quell'isola. È lì che sepolto il padre dello spirito. Atreus, da me. Arriva.
Ragazzo. Sì. Ah, me lo stavo giusto chiedendo. Attento al fiato del drago. Lo so, ragazzo. Gli altri due e liberiamo. Non ci riguarda. Lo so, ma è quello che mamma avrebbe voluto. E mi sembra giusto. Tieni a bada le emozioni, ragazzo. I nemici non esiteranno a usarle contro te.
pericoloso distruggere gli altri. Ma se era desiderio di tua madre? Sì. Ti agiti troppo, potrebbe attaccarci e saremo costretti a ucciderlo. Oh, hai ragione. Starò in guardia. Lo vedremo. Nemici. Dimmi quando. Devi essere pronto. Sono pronto. Quasi pronto. Guarda qui. Certo. Ah, me lo stavo giusto chiedendo. Facile risolvere l'enigma. Causa sua. Era loro dovere avere fede, malgrado i suoi errori.
Guarda qui, un altro. È Skadi. Alla mamma piaceva. Grande cacciatrice. Quello è suo padre e tutti gli animali che cacciò. E l'ultimo pannello. Di nuovo suo padre. Tutti e due nella neve. Più efficiente, ragazzo. Ragazzo, di qua. Signor sì.
Il re nano ha spinto i sudditi a cacciare draghi e altri mostri. Che razza di re? Stai attento. Non posso. Presi. Sfiorati a malapena. Padre, vieni a vedere. Quella leva lì dovrebbe liberarlo. Ci attaccherà. Lo so, ma mi sembra sbagliato tenerlo rinchiuso così. Ti fai prendere dalle emozioni? Ignorali e stai in guardia. Ok. Stai migliorando. Hai combattuto bene, Atreus. Grazie, padre. Bella l'aria fresca. Sì. Che non ci mangi. Ragazzo, in guardia. Prego. Ma che è successo a tutta la gente che viveva qui? Segui gli indizi. Va bene, seguo gli indizi. Allora, c'era un malvagio re nano che costringeva la sua gente a cacciare mostri. Loro li gettavano nelle fosse e poi... Poi non lo so. Ci manca un indizio. Dentro il castello? No, non c'è nient'altro lì dentro. Ma sta attento ai draghi incatenati.
Forse scoprirai altre cose su Rennan. Sulla sinistra. Esatto. Facilmente. Lo so, scherzavo. E non si scherza su di loro. Scusa. Ecco la tomba. Trovato qualcosa? Forse. Padre, perché gli dèi ci causano tanti problemi? Perché è nella loro natura. Ma con tutto il loro potere, alcuni dei potrebbero cercare di rendere la vita migliore alla gente. E invece gli dei continuano a diffondere infelicità. È la vita. Mai vista una cascata così grande.
Ehi, voi! Avete distrutto la statua! La statua non c'è più, spirito. Allora il mio legame con questo regno è spezzato e vado dal vero dio del tuono. Conoscerà la mia vendetta. Vi sono grato. Se ne va. Che coraggio, va a cercare Thor da solo. È un idiota. Chi ha lasciato lo spirito? Un'offerta a uno degli dei. Possiamo usarla? No, ma forse i nani sì. Albero del mondo. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Brock. Abbiamo trovato una cosa. Indovino! Materiale per costruire? Chi l'avrebbe mai detto? Tyr sarebbe andato in brodo di giuggiole a vedere queste offerte trasformate in armatura. Lo conoscevi? Che tipo era? Lascia stare, ragazzo. Tyr è morto. Meglio non rivangare il passato. Il nano è saggio, una volta tanto. Venite pure! Tanti saluti alla tranquillità. Almeno questo è sistemato. Ho perso tempo con voi.